E qua fatemi dire la mia sull'incontro Renzi-Grillo. Io non ho potuto vedere in diretta l'inizio dell'incontro, l'ho potuto seguire qualche minuto dopo l'incipit e quando ho iniziato a vedere ho visto Beppe che come un caterpillar non gli ha dato assolutamente spazio. E anche io lì ho manifestato qualche perplessità. Dopodiché, giacché devo riconoscere che bisogna sempre pensare e rivedere e rileggere e riascoltare, mi sono andato a vedere il video, vedendolo però dall'inizio. E all'inizio Matteo Renzi ha commesso un errore che Beppe ha deciso di non perdonargli. Non v'ho fatto venire qua per domandarvi alcunché perché non ho nulla da domandare. E allora, secondo la prassi costituzionale, le consultazioni sono degli abboccamenti con cui le forze politiche si confrontano in merito alla costituzione eventuale di una compagine di governo insieme o comunque all'analisi di alcuni problemi politici su cui chi invita vuole ascoltare il parere dell'invitato. Se tu esordisci dopo che hai invitato a casa tua qualcuno, guarda, forse per me non ti avrei mai invitato, evidentemente fai capire a quel qualcuno che la sua presenza è casuale, quantomeno. Poi naturalmente ognuno ha i suoi stili comunicativi, io mi sarei alzato e gli avrei detto va bene, allora continua te, visto che reputi inutile la mia presenza, parla da solo, visto che ti piaci tanto e sei un narciso ed un vanesio, ma noi abbiamo da lavorare. Beppe ha un altro stile e l'ha massacrato.